Buonasera cari amici, eccoci pronti per le letture. Queste quattro poesie di papà, Sì, certo. sono poesie vecchie che lui ha scritto molti anni fa, però una l'ha un po' così cambiata perché mi ha messo anche me, siccome non ero nata quando l'aveva scritto, e l'ha rifatta ancora una volta Va da bene. capo. Può darsi che peggiorate e queste siano migliori. Sì, non si sa. Va bene. Parte che fai legge anche in italiano. Leggo io in italiano? E No, in no, tu. inglese. In inglese e in italiano. Ti diamo spazio visto che non ci sei stata. Vai. Sì. The taste of life. This spiral down into the valley where darkness still raises its stance. Yet, in these imperial expanses of loss, there are patches of cool, lush grass where an old woman tends an empty nest, her eyes clear through drops of crystal tears. She is the fair lady who brought me to life. My lonely mother, so distinct, far, beautiful and dear. A crown of gray hair, edged with painful wrinkles. She beckons me to drink from life's well in her lap, drawing me beyond the thicket of clouds and blocks of ice. Ma Grazie. La leggo okay. anche in italiano? Sì, certo. Ok. Il sapore della vita. I giorni si avvolgono in spirale giù per la valle, dove l'oscurità ancora innalza le sue stende. Eppure, in questa distesa imperiale di perdite, ci sono macchie d'erba fresca e rigogliosa, Connesso a dove una vecchia S-23-29. accudisce un nido vuoto. I suoi occhi limpidi attraversano gocce di lacrime cristalline. E lei, la dolce signora che mi ha donato la vita, la mia solitaria madre, così distinta, lontana, bella e cara, una corona di capelli grigi, incisi da rughe dolenti, mi invita a bere dal pozzo della vita nel suo grembo, trascinandomi oltre il groviglio di nubi e blocchi di ghiaccio. Grazie. Grazie a te. Allora, Valbona, vai con le tue, in italiano. Buonasera a tutti e a tutti quelli che non ho conosciuto prima e a quelli che conosco. Simile al sangue, tra il miglioramento e la perfezione c'è un divario smisurato, simile al quello del sangue mai pagato dalle guerre che con ribrezzo viene inghiottito dalla terra, bevanda inebriante delle ingiustizie. La menzogna è cappio al collo degli neri posto dai tiranni.
una corda al collo. Non mi lascia parlare. Più in là, sul letto, dove dormo con le opportunità, un morbido cuscino, imbottito di malvagità, pronto a soffocare e far sparire le impronte. Il colpevole, oh, il colpevole innocente, non esiste. Nei secoli passati mi ritrovo come tra le rovine di oggi. La mia testa pensa la stessa cosa. Mi aggrediscono i pensieri degli uccisi, tanto che l'ingiustizia diviene la ghiottina dei miei pensieri. Ma la mia testa continua a pensare e a pensare. Perché la guerra decapita la vita? Ho finito. La seconda va bene. Nella piazza dei ricordi, dedicata a Daniela Dante. Nella piazza dei ricordi, in un incerto agosto, ti sei avvicinata a me, amica mia, come un'ombra penetrante che esce dalla timida nebbia della solitudine. La tua direzione era giusta, mentre la mia si era fermato per sostegno, appoggiata su una casuale antenna debole che recepiva poco. Non mi hai detto niente e senza capire, con cerchi vaghi, senza rumore, volavi nell'orbita della mia terra. Un globo a me sconosciuto, con tante combinazioni di intrecci e gioie condivise che sembravano, a volte, capricci della sorte, a volte, uno scrigno di capricci, la vera bontà generosa dell'estro che nella piazza dei ricordi fa brillare il vero cuore dell'amicizia. Grazie, grazie. La terza dopo? Sì, dopo facciamo un altro giro. Sara, Vai. allora due poesie. Sarò breve, è il caso di dire. Nell'ingorgo delle lune, nello sfilare invisibili in questo cielo delle ore smorte del futuro, dopo il dolore dei morti ancora caldi di ricordi, tutto pare avere lo stesso sapore d'estate al mare, di canzoni ripetute a volume, di risate a cene previste. Vorrei tornare da voi e non lo so più fare. Resto qui, tra corpi sconosciuti, mi aggrappo alla giustizia, sulla zattera dei dimenticati. Salva questo giorno senza titolo, senza storia, senza ragioni per ricordarlo. Salvalo come una falena infilzata dagli spilli. Salvalo come un randagio bastonato nel canile in attesa di un padrone. Salvalo in vista di una possibile resurrezione, o scoprire dopo che era servito a qualcosa più grande di sé. Fu l'esalazione di un respiro qualunque, di chiunque, un umano eterno e effimero. Daniela.
Due mie o di Ivan? Due tue prima. Allora, la prima è un po' più vecchia, da qualche anno, e si intitola Cucire. Non ho mai saputo cucire. Riuscivo a fare nodi anche attaccando un bottone. La mia armonia era il profumo di una siepe, una corsa sui pattini, il sorriso di un bambino. Eppure i bottoni mi piacevano, di tanti colori e forme. Ma di più i negozi di ferramenta. Cucire proprio no. Pure le suore ci rinunciarono. Oggi cucio parole. Ma anche lì le immagini a volte si staccano l'una dall'altra, come un paesaggio cromatico che cambia nel passo, come le nuvole trasportate dal vento. Cartoline, ogni volta diverse, come il mio cuore. La seconda invece è recente e si intitola Le tue mani e mi è stata ispirata da un'opera d'arte, da una scultura di Giorgio Butini. Al limitare del bosco alla città stava la nostra casa o quel che ne restava. L'erba immobile portava tracce. Nell'aria crepitava ancora qualche fuoco. In risolvimento. Bracci scaldavano, fumo nero fino al bosco. A terra, senza più poterti muovere, come bimbo in culla, alzasti le mani. La voce è sparita, dispersa. Le tue mani erano la tua anima, il tuo soffio per me. Con me fino alla fine. Questa guerra atroce, inutile come ogni guerra, non potrà mai togliere il canto delle tue mani dal mio cuore. Adesso Ivan, due Sì. poesie. Prima. In hand. She walks in the sand with a child who takes her hand. They are in line for the water truck. Her emerald eyes flash iridescent. I believe her eyes are deserts of ice and fire. She walks through both. Madonna with clouds at her feet. I am childish to think of a miracle. In a less hostile place, her aura would answer desperate midnight prayers. I am in a long line of those who ask for her power, whatever god it comes from. But only the child with the jug leaves footprints in the sand. The boy's mother left the world months ago, but we feel her hand in hand. La seconda. Seconda. Move the decimal point. Nothing catches fire from the power lines today, and the wind is calm now. Firefighters rush to the line. Progress is being made. A few miles away by distance, the escaped people can return to their homes. A man takes a pin from a map. Thank you. Grazie. Daniela. In mano. Lei cammina nella sabbia con un bambino cui prende la mano. Loro sono in coda per il camion dell'acqua. I suoi occhi color smeraldo lampeggiano iridescenti. Credo che i suoi occhi sono deserti di ghiaccio e fuoco. Cammina attraverso entrambi. Madonna con le nuvole ai suoi piedi. Sono infantile a pensare a un miracolo. In un posto meno ostile, la sua aura esaudirebbe disperate preghiere di mezzanotte.
sono in una lunga fila di coloro che chiedono il suo potere, da qualunque Dio provenga. Ma solo il bambino con la brocca lascia impronte nella sabbia. La madre di quel ragazzo ha lasciato il mondo mesi fa, ma la sentiamo, mano nella mano. La seconda, spostare il punto decimale. Niente prende fuoco dalle linee elettriche oggi. Il vento è calmo adesso. I vigili del fuoco si precipitano sulla linea. Si fanno progressi. A poche miglia di distanza, le persone in fuga possono tornare nelle loro case. Un uomo prende una puntina da una mappa. Seconda. Thank you, Daniel. Ho già letto anche la seconda. Spostare Scusami, ero distratto evidentemente. il punto decimale, la seconda. Sì, vero, no, è che sono distratto dal Dal computer telefono. perché non hai quello tuo Sì, solito. certo. Adesso dicevo a Era che Maria, manco che non la conosci, è di Kiev, ma vive a Latina, come ha detto poco fa. Ciao. Mentre Era è di Tirana e sta a Tirana. Valbona pure sarebbe di Tirana, ma purtroppo è una Vive in profuga. Italia. Va bene, quindi se continua Sono così, nata a Tirana la e civiltà vivo in finisce, si Italia. chiude. E poi l'altra che non conosce qualcuno è Patrizia Bambini, che ha un bellissimo nome, delle bellissime poesie, e vive a Lucca, tutti nordici. Va bene? Allora, Lucca non è proprio nordica. l'unica vicina che Entro. ho sarebbe Maria, ma lei a Roma non ci viene, va a Parigi, va a Londra, va in Spagna, ma va al mare soprattutto. Va bene. Va bene. Allora, era le tue poesie in Sì. inglese, così le capisce anche Maria, e in Ok. italiano. La prima poesia è dedicata a tutte le guerriere donne che non si fermano mai davanti il cancro. È anche riferita a mia mamma. Pink October. This poem is a poem that I have written, and it refers to all the women that are great warriors against breast cancer. Pink October, like autumn, her body renews. She leaves behind each tear and bruise. In sacred breath, her life is born, where wicked cells take hold once worn. Neither red nor black nor white, but life that sparks with hope alight. The red of blood, the depth of pain, blends with the white where strength remains. The woman of October, in endless fight, with a fading body, but soul burning bright, ready to face the darkest night. Betrayed by cells that steal life's light. New life stirs in a body grown cold. Women fight till their last breath is told to give their souls a shining grace, reviving life's pure, radiant embrace. Thank you. Italiano. Ottobre rosa. Come l'autunno il suo corpo. Sorry.
Ottobre rosa, come l'autunno il suo corpo rinasce, lascia dietro ogni lacrima e livido. In sacro respiro la sua vita si crea, dove le cellule malvagie si posano, logore ormai. Né rosso, né nero, né bianco, ma vita che brilla di speranza accesa. Il rosso del sangue, la profondità del dolore, si fonde col bianco dove rimane la forza. La donna d'ottobre in lotta senza fine, con un corpo che sfiorisce, ma un'anima che brilla. Pronta ad affrontare la notte più cupa, tradita da cellule che rubano la luce della vita. Nuova vita si muove in un corpo divenuto freddo. Le donne lottano fino all'ultimo respiro per donare alle loro anime una grazia splendente, rinnovando l'abbraccio puro e radioso della vita. Grazie, è stato un po' emozionante. Grazie Thank you. a te. Patrizia. Buonasera Buonasera a tutti, di nuovo. Una notte, la solitudine. Il buio sopraggiunge di fretta, si infila sotto i panni, sotto la giacca dai risvolti perfetti, si impiglia nei riquadri in bianco e nero della gonna, nell'orlo mantenuto in un doloroso stato di equilibrio, nella luce. Il trucco messo apposta non riesce a mentire. La pelle mostra tutto il disagio, vorrebbe impigliarsi sotto altre dita, ma non lo dice, lo grida. La pelle livida, persa, lontana. Il malessere di questa coltre nera ghiaccia nel caos ordinato di una qualunque notte. La scodella del mezzogiorno sconta ancora la solitudine, col bicchiere appannato da sorsi di sterile gioia. Sconfitta l'inutile pretesa di affogarci la vita. La gola rialza dal mutismo forzato. In un angolo un quaderno, dimenticato nello sforzo della distrazione, vivo di carne viva, di parole, l'unico modo per urlare vita. Frasi smozzicate, piccoli abbozzi, tentativi di suture, fallimenti, forse qualche minima, tragica vittoria. Un insieme di mancanze tiene su l'imbroglio d'ossa, incrinature si spandono senza la minima pietà, si saldano collature alla notte, corolle calcificate di agapanto. Ecco l'amore di cui sono il rovescio, la medaglia d'argento sulla culla. Non mi è dato sapere se fosse peltro e un'illusione ai primi passi incerti. Le luccicanze agli angoli del cielo mi sono state tempesta e abbraccio. Ricordi, tu dagli atomi intirizziti, ricordi quando sono sembrata luce. È stato il modo per issare una vela, senza conoscere che è un orizzonte ladro, riconoscerne la potenza e andare in un abbrivio che manca di sé stante. Sono un seme che spera in un ritorno, nell'acqua buona dopo la sete, nel triangolo che si gonfia in cima all'ombra. Mancanza di maree, neppure la luna si fa viva. La barca, un guscio di noce che galleggia appena. Grazie. Adesso Maria, tocca a te. Capitolo primo in cui appare un cavallo magico, sicuramente bianco. I cavalli magici sono bianchi. Questa è Libra con la guerra, parla con la guerra in Sì. Ucraina, ma genere realismo magico, a me molto piace questo genere insieme,
Adesso leggerò lingua ucraina, con capitolo primo. На дзеркальному столі горіла довга свічка, нагадуючи собою жезл надії. Раптом вона згасла, проте я продовжувала сидіти за столом і розмовляти зі своїм відображенням на його площині. Це протяг, чи поганий знак? А може, непоганий знак, і цей символ має зовсім інше значення? Запалити її знову? Ні, не варто. Мабуть, доля в неї така: згаснути, не догорівши. З якого часу ти стала фаталісткою? Ні, все ж таки треба її запалити. Я не вважаю себе фаталісткою, але мені близький символізм. І, мабуть, не існує такої людини, яка могла б обійтись без символів. Я завжди любила свічки і сам процес запалювання, схожий на молитву. А полум'я символізує схвалення тому, хто щось просить у Бога. І я продовжувала свою внутрішню розмову, від якої отримувала насолоду. І це неможливо було приховати. Якщо ти знаходишся у стані часткової байдужості, завжди виникає магія. Адже тоді реальність сприймається інакше. Людина навряд чи може бути повністю байдужою. Якщо вона так вважає, значить її просто нічого не зачепило. Так, ми граємо в байдужість тільки до того часу, поки з нами не трапилось щось серйозне. Але весь час ставитися до свого життя так неможливо. Ось навіть те, що ти розмовляєш сама з собою, вже свідчить про зацікавленість? Ні, про божевілля. Більшість людей зробили б саме такий висновок. Але я вважаю, що лише дурні не ставлять собі запитання, не розмірковують на тему своїх прагнень і сумлінь. Розмова з собою – запорука здорової психіки. Тобі хочеться розібратися в собі і навчитися балансувати в цьому мінливому світі. І все це божевілля? Розмову було завершено, і останнє запитання залишилось без відповіді. Згасло свічку я переставила. Моє відображення одразу зникло зі столу, і потім я попрямувала до панорамного вікна своєї нової двоповерхової квартири. Якихось півроку тому ця закордонна квартира стала найкращим сюрпризом від мого чоловіка. І все в ній було так, як я люблю. Світло-сірі тони інтер'єру та панорамні вікна з кожної кімнати з видом на море. Вона знаходилася в самому центрі мегаполісу і була притулком моєї мрії. І ніби зараз все було як зазвичай, але якось не так. Хлоп, я побачила величезне синє крило, на кінчику якого світилося яскраве каміння, схоже на діамант. Але так само швидко, ніби короткочасна пам'ять, вона зникла з поля зору. Що це було? Може, чайка, що пролітала, не помітила вікно і вдарилась об скло? Чи все це лише у моїй голові і немає нічого спільного з реальністю? І все одно я не могла змиритися з невдачею, тому прийняла рішення знову запалити свічку. Мабуть, зіграла роль наполегливість моєї натури, правило якої було не здаватися, не виправивши всіх можливостей. Але тільки-но я запалила свічку, на мене миттєво хлинув шквал вітру. Годі вже запалювати свічку. Її вогонь для тебе – це лише необґрунтована жалість до себе. Ходіння по муках, у пошуку самих мук. І тоді я побачила білого коня, який стояв у самому потоці вітру. Його грива розвивалась так, наче вітер виходив саме з нього. Світло в очах тварини заломлювалось, змінюючи відтінки з кожним новим поривом вітру. Сідай на мене і полетіли. Grazie, Пеце. Grazie Grazie. per Posso fare una domanda a Sì. Maria? Alito in russo? No, lingua ucraina. No, 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 non scrivo in russo. Per me io scrivo, io parlo solo lingua ucraina. Ha una somiglianza con la lingua russa. Tac. Sì. Perché io prima ho scritto anche altri libri, lingua russa, e anche pubblicato lingua russa, e ho parlato con i miei amici, con tutti, lingua russa, adesso dopo la guerra. Hai rifiuti. Solo lingua ucraina come
Identification, self-identificazione, da solo identificazione, sì, molto, sì. Lingua è molto Identifichi con la tua lingua del cuore. Sì, è vero. Anche se conosci la lingua russa. Capitolo primo, in cui appare un cavallo magico. Sulla tavola specchio bruciava una lunga candela, somigliando a uno scettro di speranza. Improvvisamente si spense, ma continuai a sedere al tavolo e a parlare con il mio riflesso sulla sua superficie. È una corrente d'aria o cosa? È un cattivo segno? O forse la candela che si spegne non è un cattivo segno e questo simbolo ha un significato completamente diverso? Riaccenderla? No, non vale la pena. Probabilmente il suo destino è spegnersi senza bruciare fino in fondo. Da quando sei diventata fatalista? No, devo comunque riaccenderla. Non mi considero una fatalista, ma mi avvicino al simbolismo e probabilmente non esiste una persona che potrebbe fare a meno dei simboli. Ho sempre amato le candele, così come le chiese. Il processo stesso di accensione somiglia a una preghiera e la fiamma simboleggia l'approvazione per colui che chiede qualcosa a Dio. Il simbolismo, in una forma o nell'altra, ha sempre guidato le persone, me compresa. Non appena riaccese la candela, si spezzi di nuovo. Io continuai il mio dialogo interiore da cui traeva piacere e questo era impossibile da nascondere. Se ti trovi in uno stato di parziale indifferenza, nasce sempre la magia, perché in realtà viene percepita in modo diverso. È difficile che una persona possa essere completamente indifferente. Se lo pensa, significa che non è mai capitato nulla che possa toccarla. Sono d'accordo. Di solito giochiamo all'indifferenza solo fino a quando non accade qualcosa di serio. Sì. E mantenere sempre questo atteggiamento verso la propria vita è impossibile. Anche il fatto che tu parli con te stessa dimostra già interesse? No, pazzia. La maggior parte delle persone trarrebbe proprio questa conclusione. Ma io credo che solo gli sciocchi non si pongano domande, non riflettano sui propri desideri e principi. Parlare con se stessi è la garanzia di una mente sana. Vuoi capire te stessa e imparare a bilanciarti in questo mondo mutevole. E tutto questo sarebbe pazzia. La conversazione si concluse e l'ultima domanda rimase senza risposta. Spostai la candela spenta e il mio riflesso scomparve immediatamente dalla tavola e poi mi diressi verso la finestra panoramica del mio nuovo appartamento su due piani. Solo 6 mesi fa, questo appartamento all'estero era stata la migliore sorpresa da parte di mio marito. Tutto in esso era come piace a me, tonalità grigio chiaro nell'arredamento e finestre panoramiche in ogni stanza con vista sul mare. Si trovava nel cuore della megalopoli ed era il rifugio dei miei sogni. Eppure ora tutto questo sembrava come al solito, ma in qualche modo non era così. Bang! Vidi un'enorme ala blu, sulla punta della quale brillava una pietra luminosa, simile a un diamante, ma altrettanto rapidamente, come un ricordo fugace, scomparve dalla vista. Cos'era? Forse un gabbiano che volava, non notando la finestra e coprendo il vetro? O tutto questo era successo solo nella mia testa e non aveva nulla a che fare con la realtà? Universi paralleli e sistemi matrici. Eppure non riuscivo a rassegnarmi al fallimento, quindi decisi di accendere la candela per la terza volta. Probabilmente la mia natura tenace giocò un ruolo in cui non era accettabile arrendersi senza aver provato tutte le possibilità. Ma non appena accese la candela, un'immediata raffica di vento mi investì. Basta con accendere la candela. Il suo fuoco per te è solo una ingiustificata pietà per te stessa. Camminare tra le sofferenze, nella ricerca delle stesse sofferenze. E allora
vide un cavallo bianco che stava proprio nel flusso del vento. La sua criniera si sventolava, come se il vento provenisse proprio da lui. La luce negli occhi dell'animale si rifrangeva come attraverso due piccole diamanti, cambiando sfumature con ogni nuovo colpo di vento. Sali su di me e voliamo. Quindi, adesso ricominciamo con l'ultima, l'altro giro. Evan, letto poi da Daniela. Anche queste acque non è alcolico. La terza. Still dark beyond the door. The chosen sweets are delivered. The barista charges the credit card. The coffee steams and is tasted before the cream steals the raw flavor. A little grappa from the pocket flask added. The day begins. The cold not felt. Grazie. Ecco, scusate perché dovevo riattivare il microfono. Ancora buio oltre la porta. I dolci scelti vengono consegnati. La barista ha caricata la carta di credito. Il caffè esce a vapore e viene assaggiato prima che la crema rubi il sapore crudo. Aggiunta un po' di grappa dalla fiaschetta tascabile. Il giorno inizia, freddo, non sentito. Thanks, Daniela. Patrizia, l'ultima. Microfono. Scusate. E ci si venne giù, acqua a mezzo corpo, i capelli scomposti al guazzabuglio, onirici, quasi astrazione, la prospettiva che ci assegnava l'universo. Restammo muti per un minuto intero, che dopo ci sorprese il corso delle cose, lasciate indietro a scorrere normali, e le riscoprimmo poi, invecchiate a suon di tempo. Il contrappasso è nel non poter morire, tornare indietro e fingerci sincronici, stamparci gli anni e le piogge sopra il viso, nascondere la sete che non passa nel corso delle cose in cui non siamo. Il nostro fiume galleggia in qualche altrove. Daniela. Ti amare. Porto dentro la mia bocca il tuo nome, come un poema. Sta tra le labbra silenzioso, come un cielo d'inverno. Il gesto della neve carezza la montagna. Le tue braccia, che erano luce, odorano di bufera. Cumuli bianchi di gelo. Solo il mio cuore, a intermittenza, si incendia. Dalla gola esce un soffio, un respiro, infine, dentro un grido, la parola amore. Sara? Ancora più breve delle altre, perché più il tempo passa e più ho l'impressione che le parole non mi servano più a granché qua purtroppo, e quindi incomincio a perderle. Ecco tutto. Ho l'impressione che dovrei testimoniare, ma non ci riesco. Credo che hai già scritto una poesia ora. Quello che gli occhi hanno visto ha tappato la bocca, strappato un simil cuore, un corpo tranciato alla vita
due spezzoni di gambe da ricomporre in un unico cadavere. E quello è uno dei video che ho visto ultimamente su quello che accade in Libano, qualche giorno fa, due giorni fa. Certo. Certo. Era Valbona. Un rosso tramonto. Mi sono inciampata in un momento sbagliato quella sera, di tante luci accese che versavano gocce sbiadite al buio della mia voce. Infida luminosità sorridente lasciava dietro di te l'ombra prematura di un trionfo, mentre ti avvicinavi con passo vistoso per stringermi la mano. Eco dei tuoi passi raggiungevano il mio struggente amore, fuggito in una terra lontana, ignota a te e a tutti, dove il mio cuore vegliava le fiamme di un cratere somigliante alle sere rossicce dei tramonti cupi. Il mio corpo svuotato non seguiva nessuno, nemmeno te e il tuo defunto trionfo, che pretendevi di rubare un cuore rubato. Il mio corpo poteva solo sorvolare laddove le onde avvolgevano il nome del mio amato, per lasciarlo ogni mattina alla deriva e dentro di me un tramonto rosso sangue. Era la conclusione Envy. The soul once bright, now cloaked in shade. Feet adorned, yet the spirit frayed. A face now clouded, veiled in gloom. The mask of shamelessness in every breath consumed. A cold disguise the heart no longer knows. It struts with pride, though feeling stripped away. Torn and tattered, deep inside each day, draped in false finery, hollow jewels gleam. Shining falsely like a fractured dream, while the mind, like a barren well, drains away in silence it fell. Within a nest of darkness grows envy and malice. Risp what love once sows. With ruthless hands they seize the heart's sweet space, and kindness flees, leaving no trace. The soul, now trapped in gilded cage, fades in the bitter silence of its rage. The mirror shows a world of shadows cast. A rigid smile hides wounds that last. A bitter grin to cloak with the pain, while truth, slain by envy's hand, in the lost depths of the soul remains. Thank you. Italiano.
invidia. Un'anima un tempo pura, ora coperta d'ombra, piedi adornati ma lo spirito lacerato, un volto offuscato, velato dal buio, il trucco della sfrontatezza in ogni respiro si consuma, una maschera fredda che il cuore non riconosce più, si pavoneggia, ma il sentimento è ormai spogliato, stracciato e logoro dentro ogni giorno, avvolto in falsi armamenti, falsi gioielli luccicano, brillando falsamente come un sogno infranto, mentre la mente, come un pozzo arido, si svuota silenziosamente, cade in silenzio. Dentro un nido di oscurità cresce, invidia e malizia raccolgono ciò che l'amore una volta seminava. Con mani spietate rubano lo spazio dolce del cuore e la gentilezza fugge senza lasciare traccia. L'anima, ora intrappolata in una gabbia dorata, svanisce nel silenzio amaro della sua rabbia. Lo specchio riflette un mondo di ombre gelate. Un sorriso rigido nasconde ferite che rimangono. Un ghigno amaro per coprire il dolore, mentre la verità, uccisa dalla mano dell'invidia, rimane nascosta nelle profondità perdute dell'anima. Grazie. Grazie. Grazie a te. Allora, prima di chiudere quello che ho detto all'inizio, stampiamo, però lo facciamo solo online, il libro La condizione del dolore, tanto è pronto. Solamente Patrizia Bambini mi dovrebbe mandare 3 poesie sull'argomento e una breve nota biografica. È chiaro? Aprite i microfoni che ci salutiamo con un urlo. Aprite i microfoni, che poi le potete tenere sempre aperte perché è una rete, a meno che funziona. Ciao Ivan. Ciao. Vai a fare colazione. Mandaci ciao. Le foto della colazione. Mi raccomando. Buona serata a tutti. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Ciao, bene. È stato un grande piacere. Un abbraccio forte, che le tue poesie arrivano comunque, anche se sono brevi. Ok. E sì, cerca di risollevarti un pochino. Fatelo per Matteo soprattutto, non per me, perché questo libro, a parte che è bello, è uscito bene, ma appunto c'è il QR code con tutte le musiche, 1 ora e mezza di musiche. Fatelo per lui. Condividete la copertina quando volete. Ok? Sì. E condividete anche i video. Vabbè, quello sempre io lo faccio. Sì. Ok. Ah, infatti era il video di Tirana, è uno dei più belli. Oh, grazie. Però lei l'ha accettato il tag, non l'ha condiviso dicendo che c'era la sua poesia in albanese. Quindi gli albanesi l'hanno visti tutti tranne gli albanesi. Perché una cosa che è messa da Beppe Costa a una bella ragazza, figura degli amici suoi, gelosissimi quando gli importa. E con questo, ragazzi, buona salute e buona vita a tutti. Grazie. Ciao, Luca. Ciao a te, Beppe. Ciao. Buonasera. Di essere qui e di buona musica.
capito bene.